Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come effettuare la correzione dei colori su Adobe Premiere. Ora, innanzitutto importiamo la nostra sequenza, in questo caso ho importato la sequenza di queste due ragazze, e andiamo qui su colore. Una volta entrati su colore, andiamo a selezionare oscilloscopi lumetri in modo da andare ad agire tramite questo oscilloscopio. Come funziona? Praticamente qui ci dà tutti gli intervalli di colore della nostra immagine. La regola non scientifica, ma di solito, diciamo, nei manuali, soprattutto nella cinematografia, è quella di stare con i neri, ossia la parte bassa, tra lo 0 e il 26, 0,10 qui, 0,26. Gli alti stare fra l'80 e il 100, mentre i medi fra il 60 e l'80. Ovviamente dipende molto anche dal tipo di video, dai colori che ha il video, insomma non è una legge proprio matematica, però in teoria a grandi linee la procedura è questa qui. Quindi per andare a modificare appunto i nostri colori andiamo qui su curve, selezionando la nostra traccia. Andiamo a fare tre punti, uno nel mezzo, che sarebbero i mezzi, uno nell'alto per andare a regolare gli alti e uno in basso per andare a regolare i bassi. Innanzitutto dobbiamo andare ad alzare leggermente la parte bassa, ossia i neri. Quindi prendiamo questo punto e lo andiamo ad alzare. Finché non ci sta appunto fra lo 0 e il 10. Ok, perfetto, io direi che così più o meno ci siamo. Ora andiamo a abbassare invece le luci alte, quindi abbassiamo leggermente, finché appunto non ci portiamo fra il 90 e il 100, l'80 e il 100, ok, più o meno in questo modo. E ora andiamo a regolare i medi, che già più o meno vanno bene. Andiamo a abbassare leggermente un po' in modo da stare appunto fra 60 e l'80. Ora andiamo in correzione di base e andiamo a selezionare il bilanciamento del bianco. Innanzitutto io vado a dargli leggermente un po' di colori caldi e come contrasto gli vado a dare un po' di verdi. Abbassiamo leggermente l'esposizione in questo modo. Dopo andremo comunque a tornare a modificare i nostri oscilloscopi. E se andiamo a fare un prima e dopo, possiamo già vedere che abbiamo già modificato il colore della nostra immagine. Ora andiamo a inserire un LUT. Praticamente un LUT sono livelli predefiniti di colore. Io in descrizione ve ne lascio alcuni da scaricare gratuitamente. Quindi per andare a inserire appunto i LUT facciamo, innanzitutto andiamo nel nostro progetto, andiamo a fare un nuovo livello di regolazione, lo prendiamo e lo importiamo sopra al nostro video e praticamente gli mettiamo la stessa lunghezza del video. Poi, selezionando appunto il nostro livello di regolazione, andiamo su LUT di input, andiamo a fare sfoglia e andate a cercare la cartella appunto che avete scaricato con dentro tutte le LUT. Io in questo caso vado a inserire un Django, che la D è muta. Ecco, questo è già l'effetto che vi dà.
Questo è con il LUT, questo è senza. Questo è la nostra nuova colorazione. Ora andiamo a risistemare appunto l'oscilloscopio. Quindi torniamo su curve, in questo caso del livello di regolazione. Andiamo a fare ancora i nostri 3 punti. E andiamo ad alzare leggermente i neri. Ok, più o meno in questo modo. E andiamo ad alzare invece qui. Quindi andiamo ad alzare la nostra curva. Ok, fino a portarla fra l'80 e il 100. I medi li abbassiamo leggermente. E perfetto. Questa è la nostra immagine finita. Ovviamente dopo va anche molto a gusto vostro personale. Se andiamo a vedere un prima e un dopo, questo era il prima e questo è il dopo. In alternativa, invece di appunto aggiungere il LUT qua, potete sempre andare. Adesso io deseleziono il livello di regolazione qui, ne vado a mettere un altro qua sopra. Se andate in effetti, di default Premiere ve ne dà, vedete qui, predefiniti lumetri. Qui potete trovare diversi tipi di regolazioni già impostate. Basta prendere, trascinarle qua e come vedete vi va a modificare. Adesso in questo caso questo è un po' esagerato, comunque ce ne sono diverse di vari tipi e in alternativa comunque potete usare anche questi, poi andando sempre a modificare secondo l'oscilloscopio e secondo le vostre curve, andare a selezionare, come detto prima, la vostra immagine. Io torno a mettere quella che ho fatto prima. Con questo vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace qualora vi sia piaciuto il video, di commentare per qualsiasi curiosità o qualsiasi cosa vogliate e visitate il mio nuovo sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!